Allora, buonasera, potete venire anche più avanti così evitiamo di usare il microfono e facciamo una chiacchierata, conversazione con scambio frequente di opinioni e di punti di vista e più domande da parte vostra che no, comunicazioni da parte nostra. Allora, grazie di essere qui. Per la ripresa non so se serve il microfono. Serve il microfono? Sarebbe meglio. Sarebbe meglio. Va bene, allora, grazie. E presentiamo questo lavoro, Di là del muro, di Francesca Beneghetti. Che dire, lo vedete che è un libro assolutamente ponderoso, diciamo, però nello stesso tempo è stato definito anche un libro estremamente leggero. Leggero perché? Perché è una lettura che cattura, una lettura che conquista, una lettura che diciamo, motiva e fa crescere l'interesse man mano che la lettura procede. Due, diciamo, una brevissima presentazione di questo volume, di come è costruito e di quale progetto c'è dietro al volume. Diciamo, basta scorrere l'indice per rendersi conto di quello che Carlo Spartaco Capogreco ha detto presentandolo qualche mese fa per la prima volta, che si tratta di un'opera che costituisce un modello di indagine. Lui stesso poneva in luce il fatto di aver censito, registrato, essere andato alla ricerca dei cosiddetti campi del Duce, cioè di quei campi che erano stati aperti nell'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale e che erano stati utilizzati per deportare popolazione civile. Bene, aveva fatto l'inventario, aveva approfondito, diciamo, aveva portato alla luce un fatto che era stato quasi completamente rimosso dalla memoria collettiva nostra, e però in nessun caso era riuscito, aveva avuto la possibilità di andare in profondità nello studiare, nell'analizzare, per tentare di capire che cosa veramente fosse questo universo, questo mondo di un campo di concentramento, di quel tipo di campo di concentramento. E quindi, diciamo, dal suo punto di vista è un libro esemplare, è un contributo alla storiografia assolutamente importante. E, diciamo, chiaramente il merito di questo lavoro, di questa ricerca è di Francesca, perché, diciamo, l'Istresco, che è l'editore di questo libro, che è un è un po' pomposo chiamare l'Istresco editore. L'Istresco è un istituto di storia contemporanea che ha sede qui a 500 metri in linea d'aria nella grande piazza del Prato di Fiera. È un istituto che ha 20 anni di storia ed è un istituto che si occupa di storia contemporanea, di storia del Novecento fondamentalmente, ed è un'associazione, cioè un istituto che si basa sull'entusiasmo, l'interesse, il libero e spontaneo autocoinvolgimento dei suoi collaboratori. E quindi di solito quello che l'Istresco riesce a in qualche maniera poi a garantire a chi lavora è la pubblicazione della ricerca. E diciamo che in questo caso, dicevo, il merito di questa ricerca va a Francesca, perché come capite noi non siamo in grado di commissionare un lavoro, non abbiamo un budget da spendere. Ed è stata Francesca che, casomai ci dirà perché, a un certo punto le si è acceso questa luce, che è diventato poi... O si è conficcato un chiodo. Esatto, che forse poi è diventato qualcosa che non l'ha più lasciata, che l'ha costretta a notti insonne, a lunghissimi viaggi qui, a Roma, a Lubiana, eccetera, eccetera, per recuperare... documentazione, per recuperare fonti, perché questo libro tra l'altro attinge delle fonti che prima non erano mai state indagate. Ecco, comunque quello che volevo dire è questo, il merito suo, insomma,
noi ci siamo trovati alla fine con una ricerca importantissima, strepitosa sotto certi punti di vista, con degli esiti che non avevamo assolutamente pensato e che sono frutti del suo interesse, del suo modo di operare la ricerca, del suo modo certosino e puntiglioso di cercare le fonti, di interrogarle, di incrociarle, di porre alle fonti domande, magari anche se queste fonti le risposte certe volte non riescono a darle. Ecco. C'è questo lavorio, tra l'altro intenso, appassionato, estremamente motivato, si recupera nel libro, perché Francesca rende esplicite anche le ipotesi sulle quali avrebbe voluto arrivare a delle conclusioni, ma ammette che non c'era la documentazione sufficiente per poter arrivare a determinate affermazioni e di conseguenza le ipotesi, le vie, le strade, gli interrogativi rimangono aperti e potrebbero anche diciamo, dar corso a ulteriori approfondimenti, a ulteriori indagini. Comunque, ecco, diciamo, l'entusiasmo e la passione di Francesca hanno dato questo che non è un libro, è molto di più di un libro, perché credo che il risultato di questa ricerca sia, anche in maniera forte ed evidente, uno scossone per la città di Treviso e per i trevigiani in genere. Cioè un prenderli un po' per il collo e dire ma insomma ci rendiamo conto che abbiamo dimenticato, rimosso più che dimenticato, una pagina di storia importantissima e della quale dobbiamo avere consapevolezza, avere coscienza, della quale dobbiamo riappropriarci. E credo che ecco, il risultato lei lo abbia ottenuto con questo lavoro. Questo lavoro che è stato un punto di arrivo per lei, per noi, 2 anni di ricerche, 2 anni, come ho detto, di passione, di entusiasmo, di notti insonni, e però nel momento in cui è stato un punto di arrivo ha aperto anche una serie di... è stato anche un punto di partenza, è diventato un punto di partenza, perché un libro non è sufficiente a far recuperare la memoria a una città, ci vuole ben altro, cioè la memoria si costruisce con azioni pubbliche, cercando di coinvolgere varie fasce, stiamo lavorando con le scuole, ma anche diciamo, bisognerebbe lavorare con gli adulti, bisognerebbe arrivare, riuscire a collocare da qualche parte nella città un segno della memoria, una lapide. Ecco, sono tutte iniziative sulle quali stiamo lavorando e che diciamo, probabilmente produrranno dei frutti e speriamo che nel tempo riescano a far sì che a partire dai giovani i trevigiani conoscano e si riappropriano di questa pagina di storia. Entrando nel merito di questo libro, che cosa troverete? Fondamentalmente diciamo il libro è costituito da 3 parti. La prima è quella che Francesca chiama l'approccio all'argomento e poi diciamo la seconda e la terza entrano nel merito di questa esperienza del campo di concentramento. In modo particolare diciamo la seconda parte ha come titolo il titolo stesso del volume, Di là del muro. La terza parte è invece ha un titolo emblematico, diciamo è già il titolo, è una provocazione, Di qua del muro. In che cosa consiste, quali sono i temi che Francesca affronta nelle 3 parti, nell'approccio? Beh, diciamo nell'approccio noi tutti, e non solo noi trevigiani, ma credo noi tutti italiani scontiamo una... anche qui direi una rimozione storiografica, nel senso che quella che è stata l'esperienza della guerra in Balcania, l'aggressione all'ex regno di Jugoslavia del 1941 l'abbiamo rimossa e non siamo andati assolutamente a tentare di capire che tipo di presenza, che tipo di occupazione, che tipo di guerra è stata la nostra in quei territori. E chiaramente basandoci però su quello che è stato riportato alla luce recentemente è possibile tracciare un profilo, è possibile fare un bilancio e nella prima parte ecco Francesca fa questa operazione creando quello che è il contesto, cercando di farci capire quelle che sono state le dinamiche che hanno prodotto poi in concreto l'esperienza del campo di concentramento di Monaco.
campo di concentramento di Monigo, le parti di questa seconda sezione molto corposa della, del testo riguardano la vicenda del campo, perché il campo prima di essere campo di concentramento era caserma, è stato diciamo destinato a campo di concentramento appunto nel 42-43. Questa fase di esperienza del campo di concentramento si è chiusa praticamente con l'8 settembre del 43, ma non è finita la storia del campo, perché poi il campo è stato riutilizzato come campo profughi nel periodo successivo, quando diciamo le dinamiche le dinamiche che si stavano realizzando in Jugoslavia, quindi la forte presenza comunista titina, ha fatto sì che per un certo periodo di tempo alcune migliaia di persone tentassero, scappassero da quella situazione. E una delle, uno dei posti nei quali in qualche maniera sono venuti è stato proprio il campo di concentramento, il campo di Monigo, che era stato il campo di concentramento qualche anno prima. E quindi il campo per profughi del maggio-agosto 45. E quindi il campo ha una storia, ha una struttura, attualmente è la caserma Cadorin, che voi potete incrociare uscendo da Treviso andando verso Montemurro. Altra parte importante di questa ricerca è il tentativo di capire che cos'era la vita all'interno del campo, quindi individuare quali erano, tra virgolette, gli ospiti del campo. Abbiamo detto che si trattava di popolazione civile, e in quali condizioni hanno vissuto i 10-11 mesi di detenzione, tenendo presente il fatto che si trattava di un campo di smistamento, di passaggio, e quindi non un campo dove chi arrivava era destinato a rimanere, anche se, anche dalla testimonianza di Levana Lavrencic, eccetera, e dei, abbiamo la conferma che alcuni non sono passati, sono rimasti per mesi e mesi all'interno del campo. E qui dentro, in questa parte, diciamo, solo leggendo i paragrafi di questa parte ci possiamo rendere conto di quanto Francesca abbia scavato, sia andata a fondo. Chi erano gli internati, ha cercato di analizzare il profilo sociologico dei maschi, il loro profilo etnico-linguistico, la provenienza geografica, i personaggi famosi, scrittori, medici, politici, e poi una larghissima parte dedicata alle donne che erano presenti nel campo, un'indagine approfondita. Altrettanto Francesca ha scavato il mondo dei bambini. Erano stati deportati bambini, e 42 bambini sono nati nel campo, il che significa che erano state deportate ragazze incinte. C'erano anche adolescenti e ragazzi. Una delle esperienze più significative è stata quella della deportazione dei ragazzi delle classi terminali del liceo di Novo Mesto, quindi avevano 17-18 anni ed erano stati deportati qui con i loro insegnanti. Quindi Francesca, ecco, si è addentrata all'interno di tutto questo mondo, di questo universo, di questa vita presente nel campo, cercando di coglierla, cercando di restituircela, cercando di capire in che cosa è consistita l'esperienza di queste persone. Le chiederò quindi poi di partire da un tema legato a questa parte, e il tema è quello della vita materiale, cioè come dobbiamo immaginarci la vita all'interno del campo per tutte queste persone, per i ragazzi, per le donne, per gli uomini, per i bambini, per i vecchi. C'erano persone che avevano 80-90 anni. La seconda parte, grossa parte di ricerca di Francesca è di qua. Perché, come accennato prima, diciamo, l'esperienza del campo è un'esperienza che i trevigiani hanno rimosso, che hanno dimenticato, che non hanno voluto ricordare. E, però, diciamo, attorno al campo si era creata una rete importantissima, nel senso che il campo non era un fatto isolato di cui non fosse a conoscenza nessuno.
la chiesa e le reti ecclesiastiche conoscevano il campo, prestavano anche assistenza all'interno del campo, così pure la Croce Rossa, così pure diciamo tutta una serie di, entrando nello specifico del Trevigiano, di persone che avevano responsabilità civili, responsabilità amministrative, responsabilità pubbliche e che erano per forza di cose a contatto con questo tipo di realtà. Non ultimo, diciamo, la realtà ospedaliera di Treviso, perché circa un'ottantina, vero Francesca, di coloro che morirono nel campo, che furono circa 200, vennero trasferiti, trasportati, quando ormai forse non c'era più nulla da fare, vennero comunque trasportati a Santa Maria dei Battuti e all'interno dell'ospedale ci fu chi li accoglieva, chi in qualche maniera cercava di prestare loro quello che era possibile prestare, in modo particolare ecco il dottor Cino Boccazzi, che ha lasciato anche poi una testimonianza, che ha anche denunciato negli anni 70 la rimozione che la città di Treviso aveva effettuato nei confronti di questa esperienza. Quindi ecco, di qua del campo, che tipo di realtà diciamo si è mossa o per assistenza oppure con altre funzioni nei confronti di questa esperienza, di questo spazio, di questo campo di concentramento. E il problema che Francesca pone in uno dei capitoli finali, diciamo che sono quel, è un capitolo di quelli che appunto pesa tantissimo, è quanti sapevano e perché non hanno parlato, perché tutte queste persone che, come ho detto, avevano anche un ruolo importante, avevano esercitato, diciamo, non erano venute casualmente a conoscenza di questa realtà, ma se ne erano occupati istituzionalmente o per altre ragioni, perché poi hanno taciuto, perché il tutto appunto è scivolato via così pesantemente nella rimozione, nell'oblio. Ecco, questo diciamo è il lavoro veramente importante che Francesca ha fatto, che capite non è stata una ricerca arida di studio di documenti e di diciamo scientifica analisi di dati, giusta posizione, eccetera eccetera. È stata una ricerca appassionata, una ricerca veramente motivata, ed è una ricerca, come ho detto, di cui noi siamo veramente orgogliosi di essere stati gli editori come associazione, ed è una ricerca che ci deve convincere a mettere in atto una serie di azioni perché non restino 500 pagine scritte, ma diventi sempre più, diciamo, un fatto di memoria per tutti noi, per tutti i trevigiani. Allora, io ho parlato già abbastanza e direi che Francesca, se crede, potrebbe partire da qualsiasi cosa, ma magari da questo tema, da quella che era l'esperienza della vita materiale e spirituale all'interno del campo. Sì, ho fatto una distinzione di termini tra materiale e spirituale che può evocare in qualche modo un'idea dualistica dell'uomo come qualcosa di corporeo e l'anima. In realtà non è proprio questo il senso della contrapposizione. Il capitolo sulla vita materiale ha cercato di mettere in evidenza come all'interno del campo di concentramento il corpo, i corpi acquistassero un rilievo importante, fondamentale. Dal punto di vista delle autorità si trattava di oggetti in qualche modo ingombranti, potenzialmente pericolosi perché portatori di parassiti, affetti da un'ipotetica sporcizia. Per cui la prima cosa da fare dal punto di vista delle autorità militari era bonificare questa massa di corpi ingombranti. Corpi che producevano rifiuti, corpi che dovevano essere in qualche modo sfamati. Dal punto di vista degli internati, invece, la cosa drammatica è l'espropriazione del corpo, nel senso che in una vita normale uno ha la possibilità di gestire il corpo con una certa libertà, di
dedicarsi a certi momenti privati in riservatezza. Tutto questo non esiste più, c'è un'esposizione totale allo sguardo degli altri in tantissime attività, perché non c'è più niente di privato. L'unica cosa privata, se così si può chiamare, è quello spazio di pochi centimetri che sta tra un tavolozza e l'altra, perché sono tra virgolette letti a castello, hanno fatti con tavole di legno. Quello è l'unico spazio privato. Ora dobbiamo cercare di immaginare cosa significasse vivere in queste condizioni, non per un giorno, non per una settimana, ma per mesi, senza conoscere il termine di questa realtà. Questa situazione, no, di esposizione del corpo diventa molto più drammatica se si pensa che nel campo erano presenti donne, erano presenti adolescenti, forse una categoria che solitamente viene un po' lasciata ai margini, ma che in realtà ha una sensibilità particolare, perché i bambini potevano stare con le mamme, ma l'adolescente, il maschio, 14 anni, 15 anni, che stava ancora nella camerata delle donne, cioè queste sono cose che hanno pesato moltissimo. E poi soprattutto per le donne c'è anche la questione del pudore, perché parliamo di un'epoca in cui il senso del... non si può più parlare di comune senso del pudore al giorno d'oggi, anzi si dovrebbe parlare della spudoratezza come... regola, sto cercando un attimo la nota, un passaggio del libro. Vi leggo un passaggio che non sono parole mie, sono parole di Anna Bravo, una studiosa che ha parlato dei campi di concentramento, ma quelli pensati per gli ebrei in Germania, ma le considerazioni fatte sulle donne, chi è internato in questi campi italiani, che pure non erano di sterminio, non erano programmati proprio per l'eliminazione fisica delle persone. Essere prigioniere vuol dire dover esporre in pubblico, a sguardi aguzzini, corpi abituati dal costume di 50 anni fa a un pudore rigoroso. Vedere quelli di altre, magari anziane, e restarne turbate, subire la violenza per poter sopravvivere, non potersi più riconoscere nella propria immagine fisica. Vuol dire subire, spinta all'estremo, una vita promiscua di cui non si ha alcuna esperienza, nemmeno quella che agli uomini viene dall'aver fatto il servizio militare e la guerra. Del resto lo stesso spazio in cui erano accolte queste donne era una caserma, cioè uno spazio che è concepito in funzione di un'utenza maschile. E non è una cosa banale, anche nel passato questa distinzione tra maschi e femmine pesava anche negli istituti di internamento, per esempio nei carceri. Le donne non andavano in carcere, finivano in istituti gestiti dalle suore. Ora, questo sbattere, no, donne, adolescenti e bambini in questa struttura ha avuto un peso, una ricaduta molto, molto pesante. Non è poi solo una questione, anche se la cosa non è banale, di perdita di dignità. E su questo c'è un passaggio anche abbastanza bello di un'altra persona, se riesco a trovarlo. Dunque, vediamo un attimo. Vado avanti intanto. Mi sono fatta gli appunti, ma come al solito sono molto ordinata. Dicevo che anche questione di... eccolo qua, l'ho trovato. Quello che scrive è Philip Kombatovich, è un'osservazione sull'esperienza del campo e parla proprio di come queste condizioni materiali, queste condizioni in cui il corpo è un oggetto esposto agli sguardi altrui, produca questo senso anche di perdita di dignità. Un campo è un campo, non è possibile essere ottimisti per qualcuno che è stato imprigionato per poi essere mentalmente e fisicamente oppresso. Persino l'aspetto di questo luogo barricato e vigilato è sterile. Tende, baracche, lette castello, tor di guardia, servizi igienici, infermeria e calderone. Persone dietro il filo, persone sotto sorveglianza, persone in fila con la gavetta, affamate, sporche, malate,
Questa immagine di vita disgustosa e ruvida non può essere diversa in alcun modo dall'immagine di un'umanità umiliata e disonorata, l'immagine della dignità umana calpestata. C'era però il rischio, fermandosi a queste parole, di fare della retorica, e allora il discorso sui corpi ha dovuto essere in qualche modo rafforzato, corroborato, con un'analisi anche molto pignola, lo riconosco, sul cibo reale che questa gente assumeva, perché era fondamentale capire quanto e come mangiavano, perché esistevano dei dati ufficiali, delle tabelle. Qualcuno dice, beh, non contavano nulla perché poi tanto i soldati rubavano. Può essere, però non possiamo deciderlo a priori. Andiamo a partire, vediamo, partiamo da quelle. Partendo da quelle si vede che comunque, anche se fossero state reali, cioè corrispondenti alla pratica, sarebbero state inadeguate, perché erano non soltanto carenti in termini di quantità e fabbisogno energetico, ma erano squilibrate, sbilanciate, diete povere di grassi, di vitamine, di proteine. Dico anche grassi perché sembra una cosa banale, noi abbiamo l'ossessione del corpo magro per cui il grasso è concepito automaticamente come veleno, ma nei campi di in Germania, e questo lo racconta Paolini in Ausmerzen, dove hanno cercato di eliminare i bambini handicappati prima ancora di esportare il sistema ai campi per gli ebrei, per farli morire eliminavano i grassi dalla dieta totalmente. Potevano anche mangiare quantità, diciamo, congrue di cereali, ma in assenza di questi il corpo era condannato a deperire. Quindi lo sbilanciamento della dieta era un fattore importante. Poi si aggiunga anche un altro fatto che incide a livello materiale, la svalutazione che ha subito la lira in un anno, per cui il budget iniziale previsto aveva perso assolutamente la sua consistenza e non si poteva più, con i soldi iniziali, comprare quello che era previsto. Poi l'altra parte, cerco di andare un po' velocemente per non tediare troppo, è quella relativa alla vita spirituale. Anche qui non si tratta di un discorso relativo in qualche modo all'anima come qualcosa di così concepita secondo il dualismo cristiano. Si tratta proprio invece di osservare quel tipo di attività che vengono immessi in moto, chiamiamolo dal cervello se vogliamo essere materialisti, per sopravvivere a quello stato di offesa alla dignità umana, di inedia a cui il campo condannava. Allora chi riusciva a mettere in atto strategie di sopravvivenza facendo funzionare il cervello era quello che poteva salvarsi meglio. Tutti noi ricordiamo Levi, se questo è un uomo, i versi del canto 26esimo dell'Inferno dedicati a Ulisse, che sono quelli che gli danno un po' la forza per resistere. Beh, ecco, molti internati, soprattutto quelli della prima fase, cioè erano già intellettuali, studenti, sloveni, poi arriveranno le famiglie più povere, croate, il discorso sarà diverso, ma i primi hanno una capacità di reagire a questa situazione che è straordinaria. Costituiscono un coro, si mettono a studiare, fanno un giornale del campo, organizzano tornei di scacchi, al punto che, guardando proprio i loro resoconti sul giornale del campo, si ha quasi l'impressione di una vita abbastanza edulcorata. Però c'è tutto il resto dietro. Questo è il modo per reagire. Io mi fermerei qui. Io resterei nell'ambito dei corpi, allora, rispetto, quindi andiamo a braccio senza rispettare un po' anche gli argomenti sui quali ci eravamo messi d'accordo prima. Rimanendo nell'ambito del discorso dei corpi, non so, credo che potrebbe essere interessante seguire questa, diciamo, questo filone andando a parlare un po' di Menenio Bortolozzi, l'anatomo patologo che ha redatto praticamente gli esami, le autopsie su quella ottantina di internati che vennero trasferiti quando erano ormai, come ho detto prima, con le ultime risorse, con l'ultimo soffio di vita, che sono deceduti in ospedale. E la cosa, diciamo, interessante è stata che è stato possibile recuperare tutta questa documentazione, che è diventata una fonte quindi
estremamente importante, che, di cui si sapeva l'esistenza ma che non era mai stata utilizzata prima. E diciamo, l'analisi che ha fatto Francesca di queste, di questi referti, ecco, ci dà veramente, diciamo, il delta tra quella che era una condizione di entrata nel campo e quella che è stata la condizione di uscita dal campo. Sì, anche se va detto che probabilmente questi casi più drammatici registrati dalle autopsie di Benigno Bortolozzi si riferivano a un settore degli internati, cioè quelli che prima erano transitati per Arbe. Arbe, tra i campi italiani che dipendevano dalla seconda armata, che erano oggetto di repressione in base a una circolare dallo spettro molto ampio, Arbe, dicevo, è quello dei campi dipendenti dall'esercito italiano che può essere effettivamente paragonato a un campo di sterminio. L'impressione che mi sono fatta è che nell'autunno del 42, specialmente dopo un'alluvione che porta via proprio dal campo, strappa tende, soprattutto nel settore dove ci sono donne e bambini, e tra l'altro era un campo dotato solo di tende. Arbe sarà una bella isola su cui è bello fare campeggio d'estate, ma quando arriva soffia la bora d'inverno è terribile. Quindi lì la mortalità a un certo punto subisce un'impennata, ci sono testimonianze sconvolgenti di Arbe. E credo che la strategia dell'esercito italiano sia stata quella di camuffare la cosa, di rattoppare il guaio, smistando un pochino le persone nei vari campi italiani. Sta di fatto che quando noi leggiamo, ci troviamo a leggere, ecco, referti autoptici di questo tipo, cadaverino di bimba, in preda forte maciazione, fa contrasto l'addome che è espanso, a pareti tesi, all'elastiche, cadaverino profondamente denutrito, con aspetto senile, cute pallida, assenza del grasso epidermico, masse muscolari esilissime. E ce ne sono tanti altri, non insisto, perché non è neanche forse il caso in questo momento, anche relative a persone adulte. Dunque la situazione era drammatica. Del resto, a corroborare questo quadro, ci viene anche una testimonianza, in questo caso tra il memoriale e il letterario di Cino Boccazzi, il quale pur però fu testimone di questi casi, perché praticava servizio all'ospedale proprio nei primi mesi del 43. Si chiamava Tetramila, poteva avere 6 o 12 anni, ma era minuto e scheletrico, con le gambe gonfie ed ematose per la fame e il freddo. Venne portato in corsia da 2 militi, imbarazzati da quel peso così lieve, e per deporlo sul letto dovettero posare i moschetti. Uno di loro uscì e l'altro riprese l'arma e si mise sulla porta di guardia. Cioè, allucinante. 2 soldati che fanno la guardia a un bambino di 6 anni morì. Allora chiamarono il dottore, e quello ero io. Come mi avvicinai al letto, quel piccolo corpo, ormai solo occhi, se la nicchiò, coprendosi con le mani la testa come per difendersi. Rimossi lentamente le lenzuola, gli accarezzai lunghi capelli stopposi, e il bambino accennò un desolato sorriso che divenne subito un pianto dirotto. Era in uno stato di denutrizione estrema, e alcune dita del piede già nere denunciavano una cancrena da congelamento. Mentre gli prendevo il polso gracile, sbatté un momento quei grandi occhi perduti nel terrore e morì. Cino Boccazzi stesso dice che non si può dire che fosse un campo di sterminio come li intendiamo noi, era un campo dove li sterminavano con la fame, non che li bastonassero o che abbia constatato su quella gente segni di percosse o violenze, no, erano solo i segni di una fame disperata, di una fame spaventosa. È una pagina oscura, questa, dice di Treviso, che è stata pagata solo dagli innocenti. Devo dire solo questo, che a Treviso non si smentisce mai neanche in questo, lo dice un'intervista che è stata trascritta. La gente non era cattiva, cioè era cattiva nel senso che non li hanno bastonati, maltrattati, uccisi, li hanno fatti morire di fame, una forma eufemistica di essere buoni. E qui Cino Boccazzi nell'intervista fa una risata. Questa è la Treviso delle ombre dei canali, sai, l'atmosfera. Prima Amerigo mi chiedeva anche del perché ho fatto questo lavoro. Beh, anche per questo.
perché è vergognoso. Bene, allora seguirei ancora questa, diciamo, questo filone e ti chiederei, Francesca, di seguire questi circa 200, queste 200 persone che sono morte qui e di raccontare un po' che ne è stata della loro sepoltura e che poi che cosa ne è stato della vergogna, credo, di cui dovremmo ricoprirci quando la delegazione slovena è venuta ufficialmente per onorare queste 200 persone. Di loro non si sapeva neppure che fossero morte, che fossero state sepolte qui. Beh sì, Treviso, città delle ombre, dei portici, delle acque, in ambito storiografico, per chi si occupa di questi argomenti, è anche famosa proprio per questa figuraccia fatta di fronte a una delegazione slovena nel 1965, quando queste persone arrivano probabilmente con i fiori in mano per portarli ai loro cari, e non trovano nulla, anzi tutti cascano dalle nuvole, slavi, qui, noi, quando, come, cosa. Ma sì, c'era forse un campo di profughi, perché poi hanno mescolato i ricordi, volutamente o no, del primo e del secondo campo di Monigo, e ovviamente nel 1945, come è stato detto prima, sono passati i profughi. Quindi sono cascati dalle nuvole, una figuraccia internazionale, mostruosa. E a quel punto, siamo nel 65, sono passati un bel po' di anni, ma non è che si è reagito subito. Raccontavo l'altro giorno, abbiamo fatto un incontro con gli studenti del Da Vinci, negli anni 70, in seguito a questa scossa, qualcosa si muove, ma sono iniziative di parte politica e fortemente ideologiche, ricerche vere e proprie di carattere storico, si muovono in modo sotterraneo. Poi se guardiamo le pubblicazioni arriviamo agli anni 90 o anni recenti. Va anche detto che oggi sono possibili, c'è la possibilità anche legale di accedere ad archivi che prima erano in qualche modo segretati. Però queste 200 persone dove sono finite? Allora, qui c'era una leggenda, perché a volte nella storiografia, ecco, la storia, la storiografia meglio, non è un processo che ha delle tappe definite, anche questo non è un punto conclusivo. Io spero che si possano proseguire le ricerche, soprattutto in questo caso anche nella ricerca di fonti orali fatte con una base più consapevole di quello che accadeva nel passato. Comunque era nata questa tradizione che poi è stata ripresa da, non so chi l'ha inventata inizialmente, ma poi è stata ripresa da altri, come succede molte volte, l'errore che viene replicato, succede oggi frequentemente in internet, nei libri ugualmente. E l'errore di partenza era che fossero finiti in una fossa comune. E quando ho cominciato a occuparmi dell'argomento, ero un po' infastidita da questa cosa, non mi suonava bene, ma come? Non sono mica morti tutti insieme, erano in giorni diversi, mica aprivano e chiudevano questa fossa. Mi sono un po' impuntata e in effetti ho cominciato, vai in cimitero, c'erano i registri, venivano sepolti, ciascuno aveva per terra, non aveva una sepoltura degna, ma un cippo con un numero, separati gli adulti dai bambini. Però i documenti c'erano. C'erano in cimitero così come c'erano in comune e nessuno sapeva niente. Ecco, poi probabilmente queste persone dopo i 25 anni sono state riesumate, i loro resti, ossa, messi nell'ossario comune, ma non esiste più un luogo fisico preciso in cui ritrovarli. Questo è molto triste, per cui adesso quando se riusciremo ad affiggere questa lapide pubblica, non possiamo farla né nel cimitero, né forse avrebbe molto senso adesso nella caserma, perché è un luogo talmente defilato e fuori dalla città che nessuno potrebbe vedere. Stiamo lavorando, posso un po' anticipare, se ci riusciamo, perché sia messa una lapide in quella che adesso è la piazza dell'Umanesimo Latino, cioè la vecchia corte interna dell'ospedale civile, dove morirono molte persone e dove peraltro
ricevettero anche qualche trattamento umano, perché l'ospedale fece questo, lo fece non tanto nei confronti dei poveretti morti di fame che arrivavano all'ultimo al fine, nei confronti delle donne. Questo va detto, perché non c'è stato alcun caso di mortalità per parto né di mortalità neonatale. Le donne restavano ricoverate parecchio prima della data presunta e diversi mesi dopo, cioè quello che adesso non succede, adesso 2-3 giorni e via. Non so se questo avvenisse per un qualche trucco messo in atto dai medici che erano dentro il campo o da non so chi per proteggere le donne. Sta di fatto che questo assicurava condizioni igieniche nel momento del parto, il controllo da febbri puerperali, quelle che nel passato uccidevano le donne, e anche un'alimentazione adeguata alla puerpera che le consentiva di restare in forze per alcuni mesi. Bene, un'ultima cosa, poi lasciamo la parola a voi. Sei arrivata a parlare di donne, io so che una delle figure femminili che tu hai scoperto, vero? E che hai indicato come l'angelo di Monivo, sì, è Breda Rus, una figura che ti ha appassionato, attorno alla quale hai svolto indagini e ricerche. Sono diventato un piccione. Dettagliatissime, fino ad andare a scavare nella vita, magari personale, di questa ragazza. Ecco, allora, Breda Rus, chi è? Sì, state attenti ai vostri profili Facebook, perché altrimenti un giorno si apre, esco io, vado a vedere i vostri segreti. È un'abilità che ho coltivato con questo libro. Breda Rus ve la faccio vedere prima di tutto, perché è un volto bellissimo. È un volto bellissimo ed è una figura che sarebbe scomparsa nella memoria, penso generale, se non mi fossi impuntata per sapere chi era questa nipote di un certo fantomatico signor Lenarčič di cui parlava Cino Boccazzi. È un po' troppo lungo di descrivere e spiegare tutti i passaggi attraverso i quali sono arrivata a scoprirlo, e poi fare un po' la figura della sprottina, diciamo. Però chi era? Era la figlia del primario di Lubiana, del primo medico, quindi famiglia borghese, ricca, benestante. Sua madre aveva sposato, anzi la sorella di sua madre aveva sposato in seconde nozze un altro ricchissimo signore sloveno, che era questo Milan Lenarčič, legato all'ideale del regno monarchico jugoslavo, fuggito dalla Jugoslavia dopo la guerra, il quale compra un edificio che a Treviso è noto come l'Hotel Bolognese. In realtà adesso ha preso come residence Villa Pace, che era il nome originario. Questa è la sede di questo Milan Lenarčič, il quale, con l'aiuto di questa nipote, lui ci metteva i soldi, lei ci metteva anche l'iniziativa e il movimento, questa va a soccorrere in diversi modi gli internati. Quindi entra nell'ospedale perché ha contatti con Cino Boccazzi, gli dice che qualcuno l'ha anche fatto scappare dall'ospedale. Va alla parrocchia di Monigo, dove c'è una persona degnissima, il cappellano Don Antonio Serafin, che andava in giro a raccogliere uova, pane dai contadini, e collabora con lui, gli dà dei soldi, si parla proprio di una signora slovena che gli ha dato dei soldi. Va dentro il campo con la divisa della Croce Rossa e porta lettere e documenti, e quindi è una persona che si è attivata moltissimo per questa causa, puramente umanitarie. Forse c'era qualche altra spinta personale che non possiamo sapere, che non sapremo mai, perché aveva già una vedovanza, chissà quali altri problemi poteva avere. Certamente è una figura affascinante. Poi si è sposata con un avvocato sloveno di Trieste e ha fatto poi una vita profuga, anche perché lo zio Milan Lenarčič probabilmente rimane vittima, probabilmente, anche lì è un punto di domanda, di un attentato da parte di sicari di Tito, in quanto lui ha poi appoggiato sloveni in fuga. Sappiamo che era nel mirino della polizia segreta, ci sono dei trafiletti riportati dell'Ozna.
La morte avviene per investimento di un'auto in circostanze misteriose, però non vorrei essere così categorica, perché in realtà io ho anche fatto ricerche sulla persona sull'investitore. Questa persona è morta a Venezia, era inserita perfettamente nella società veneziana, o ha preso tanti soldi con questo per aver fatto il sicario e quindi si è rifatto una nuova vita da ricco, poi è morto in ospedale, di malattie, oppure era stato solo un investitore occasionale, non potremmo mai saperlo. Bene, noi ci fermiamo qui. Diciamo, sì, all'interno di questo volume potrete trovare tantissimi altri aspetti, ne accenno solo uno che non abbiamo trattato, ma in una presentazione lo affronteremo. Cioè, voi vi rendete conto che un campo di concentramento gestito da poche decine di personale militarizzato, erano i carabinieri che gestivano questo campo, doveva in realtà basarsi su una struttura interna, diciamo, che doveva far capo ai collaborazionisti. Quindi in un certo senso, diciamo, all'interno del campo possiamo dire in maniera un po' brutale che gli aguzzini degli isloveni erano gli isloveni stessi. Ecco, anche qui, diciamo, e questa è una parte, diciamo, della ricerca che Francesca ha fatto, dove rimangono dei punti interrogativi sui quali bisognerebbe possibilmente, con l'aiuto adesso di storici sloveni, andare a cercare, andare a capire, andare ad analizzare, perché c'erano dinamiche di questo tipo, insomma, e così via. Quindi ecco, posso aggiungere una cosa? Così come sarebbe interessante approfondire, ma questo è un problema che non farò io, è un problema comunque della storiografia italiana, andare a capire veramente le motivazioni per cui non c'è stata questa Norimberga italiana, e alcuni generali responsabili di crimini contro l'umanità se la sono svignata. Noi parliamo soprattutto di Roatta, che operava nel settore della Jugoslavia, ma che aveva organizzato l'attentato contro i fratelli Rosselli a Parigi, che doveva essere processato e poi fu liberato dagli affari da un'iniziativa dei servizi segreti e se la scapolò tranquillamente, o di Graziani, che dopo i crimini in Etiopia e tante altre vicissitudini ha avuto recentemente un mausoleo edificato dalla Regione Lazio, agosto 2012, 127.000 euro, o Badoglio, altro personaggio che ricordo nella Badoglieide, Pietro Badoglio, ingrassato dal fascio Vittorio, che ne ha fatte di cotte e di crude, e anche quello è riuscito a evitare qualsiasi cosa. Anche questo è un argomento molto lungo e complesso che sarebbe da affrontare in altri momenti, però sicuramente lì non entra soltanto in gioco l'Italia come entità statale astratta, le forze di governo allora. Perché quando si dice l'Italia, ok, ma chi era il governo? Quali forze politiche hanno appoggiato? Quali hanno osteggiato? Sappiamo che hanno osteggiato i comunisti, ma i comunisti avevano anche una visione molto schematica allora della realtà di Tito, e quindi c'era anche questa cosa da dire. E poi dietro al governo italiano, l'intelligence dell'Inghilterra, ma la diplomazia americana, ma mi chiedo anche la Chiesa. Perché c'erano alcune figure della Chiesa slovena e croata molto e molto discusse. A me sono venuti i capelli dritti quando ho dovuto in qualche modo incontrarmi con queste realtà, perché da un lato erano delle vittime dell'oppressione comunista, processati uno in contumacia, cioè il vescovo di Lubiana, Rožman, a 18 anni, Ipinac per la Croazia. Dall'altro lato invece presentati come dei collaborazionisti, addirittura di Rožman si dice che è fuggito in America con la cassa, con il tesoro degli Ustascia, cioè quello che gli Ustascia in Croazia avevano sequestrato agli ebrei. E lì, insomma, il Vaticano aveva delle relazioni con questo mondo. Che cosa ha fatto per mettere a tacere? Cioè,
ha avuto un ruolo per mettere a tacere tutto questo. Teniamo presente che De Gasperi diceva dobbiamo mettere un po' a tacere, temporeggiamo. E anche la questione delle forme, da questo punto di vista, esce fuori come contrappunto di queste cose. Mettiamo tutto a tacere, livelliamo. Bene, ci fermiamo proprio, anche perché abbiamo anche toccato il tema, diciamo, della presenza religiosa all'interno del campo, la Chiesa, e questo è un capitolo sul quale Francesca ha lavorato tantissimo ed è interessantissimo perché c'era una presenza assistenziale, caritatevole all'interno della Chiesa, all'interno del campo, il Vescovo Mantiero che sapeva e così via. Comunque, è una ragione in più per acquistare il libro e assumerlo a piccole dosi. Bene, da parte vostra, qualsiasi curiosità, domanda o riflessione vogliate fare, sono assolutamente gradite. Sì, la raccolta delle testimonianze orali. Sì. Intorno al campo degli abitanti di Monte. È stata facile? Non c'è stata. Non c'è stata? No. Ecco, spiego perché. no, c'era state nel passato delle raccolte di testimonianze orali fatte da Erika Lorenzon in un saggio che poi è stato pubblicato su Benetica. Quando era partita la ricerca c'era questa idea di svilupparla e avevo preso anche degli accordi con una persona, con una ricercatrice, e poi non ha trovato tempo l'occasione di portare avanti questo lavoro e io non ho voluto sovrappormi e quindi ho lasciato assolutamente perdere questo campo, però è una strada ancora aperta. Tenendo presente però che la memoria, l'età e anche i cortocircuiti di memoria, perché ogni tanto esce qualcuno che si ricorda delle cose, ma... Per esempio c'era mio suocero che riforniva di pane, che diceva... Ecco. Però molto nominava questa presenza, però sempre una cosa molto... circoscritta, non si capiva bene, cioè si capiva che lui portava il pane e che c'era forse un collaborazionista che usciva e lo aiutava, a cui aveva regalato un cappotto. Questo. Però altro non c'era mai stato. È un peccato perché sì, lui è morto quasi 90 anni, quindi penso che testimoni. Ci sono altre domande? Intanto vi ringrazio prima che scappiate via, perché forse non è la sera più adatta, ma ringrazio di cuore chi ha seguito fino in fondo. Altre domande? Io forse sì. Sono arrivata dopo, non ho capito che persone c'erano in questo campo. Ah, certo. Sono arrivata dopo e quindi non ho seguito. Erano civili, sloveni, croati e in percentuale più piccola montenegrini, questo per effetto delle operazioni di guerra e in particolare di quello che è accaduto il 6 aprile del 1941, un attimo, sono confusa, quando, cosa che i libri di testo ancora non dicono, l'Italia assieme alla Germania attacca il regno dei serbi croati sloveni. I libri di testo dicono che è stata la Germania, c'era anche l'Italia. L'occupazione italiana comporta una serie, il sorgere di una resistenza, il tentativo di sopprimere, reprimere la resistenza porta a far passare delle misure molto pesanti, che inglobano dentro civili. Poi gli italiani stessi si troveranno, i tenenti, in difficoltà per dover discriminare tra questa massa persone effettivamente potenzialmente pericolose e persone che non lo sono affatto. Molti erano, la maggior parte, erano assolutamente innocenti. Si può aggiungere un dato relativo all'inverno 42, c'è una relazione della Santa Sede e c'è anche, diciamo, un censimento fatto probabilmente dalle autorità militari interne al campo. La relazione della Santa Sede, adesso i numeri, diciamo, all'unità non li ricordo, parla di circa 3.500 internati.
di questi 3.500 internati, diciamo, faccia conto, la metà erano donne, la metà erano uomini, con una certa prevalenza per qualche decina delle donne. E complessivamente c'erano, se non sbaglio, vado sempre molto a memoria, circa un 700 bambini, di questi 42 nati nel campo, come ho detto all'inizio, probabilmente donne che erano state deportate quando erano incinte, e non ricordo bene, ma deve essere o un'ottantina, un 120 ultra settantenni. Anche di più di 90 anni passa. Quindi popolazione civile rastrellata, diciamo chiaramente, ecco, anche questo è un tema molto da approfondire, cioè questa operazione che viene fatta, che veniva fatta anche dai soldati, dalle autorità delle RAI, che è quello di sradicare dal loro territorio delle popolazioni per sostituirle, quindi creare questa situazione proprio di spiantamento totale, di distruzione di quelle che erano le comunità locali, perché il progetto, come sappiamo, era quello dell'italianizzazione, progetto iniziato all'indomani della prima guerra mondiale, no? Con i provvedimenti dell'italianizzazione forzata di tutta l'area. E visto che i risultati non c'erano stati, probabilmente in questa fase il fascismo ritiene che la prassi da seguire sia proprio quella della distruzione delle comunità, visto che 20 anni di imposizione di lingua, eccetera, eccetera, di amministrazione, non avevano sortito l'effetto di ridurli e di italianizzarli un po'. E di solito cambi di concentramento si associano a dei ebrei. È matematico, quindi è difficile per quello capire. No, sono anche molto diversi, perché questi sono del fascismo monarchico, cioè prima dell'8 settembre del 43. Per l'8 settembre crolla questo sistema. Gli altri, dopo l'8 settembre, quando nel nord Italia prende il controllo la Repubblica Sociale Italiana, a quel punto ci sono dei campi di transito verso la Germania, Fossoli, Bolzano. Trieste invece era sotto direttamente i tedeschi, e lì infatti lì c'è l'unico anche campo di stabilizzazione. Si sa come è stato individuato, cioè come hanno scelto Monigo? Perché c'era una caserma? Era una caserma nuova di Pallino. E probabilmente per motivi, così come Padova e l'altra di Gonars, situate vicino alla linea ferroviaria, e quindi facevano motivi di comunicazione, trasportavano col treno. Penso che fosse questo, era abbastanza un po' non proprio a ridosso del confine, ma neanche troppo lontano. Ma e come contatti con popolazione civile? Il mio alunno rimasta uguale, fra l'altro. come popolazione civile, a parte i contatti con, si diceva prima, una parte ospedaliera e qualche sporadico intervento esterno, tipo quello a cui si rifaceva la signora, non esisteva altro personale interno alla, preferisco chiamarla caserma, italiano? Sì. Dentro la, sì, a parte i soldati, c'è stato un periodo in cui sicuramente ha operato qualche donna della Croce Rossa, c'è una testimonianza. Su quello volevo capire se c'era, perché in primo periodo c'è una certa Mazzolenis, Cesira Mazzolenis di Montebelluna, c'è proprio un certificato di servizio che è stata nel campo, e tra l'altro è stata anche ritratta più volte da uno dei numerosi artisti presenti nel campo, che è Vladimir Lamut, quindi ci sono diversi ritratti suoi. Poi non sappiamo, non avendo documenti, tra l'altro il problema della Croce Rossa è che hanno perso tutto l'archivio, e questo è veramente una perdita enorme, hanno perso completamente l'archivio. Sì, poi. A proposito di testimonianze iconografiche, diciamo, sì, questi disegni di artisti sono conservati? Sì, a Lubiana. Allora, ce ne sono alcuni, per esempio i disegni dei bambini, il giornale del campo, sono nell'archivio di Stato di Lubiana, mentre tutti gli altri dipinti, per i quali abbiamo chiesto l'autorizzazione alla riproduzione, l'abbiamo anche pagata cara,
sono al Museo di Storia Contemporanea di Lubiana. Loro più volte hanno allestito delle mostre su questo tema, perché per loro è una cosa molto sentita. Cioè, bisogna considerare che circa il 10% della popolazione slovena è stata deportata. Circa il 10%, 30.000 su un'entità abbastanza esigua, e altrettanti sono morti per fatti di guerra. Quindi è una cosa che lascia il segno. Cioè, non è che noi, cioè, voglio dire, sono persone civili, se ci incontriamo, però non è che gli stiamo molto simpatici a priori, perché sono cicatrici difficili da far emarginare. Poi capita sempre nei dibattiti, qui no, finora, che arriva qualcuno, ma anche gli italiani hanno fatto del male, e anche facevano molto male i soldati. Ok, è vero, però non possiamo metterci a discutere su chi ha sentito più male, perché facciamo come i due malati in ospedale che si uccidono perché io sto più male di te, io sento più male. Come si fa a sentire il dolore? Questa è una cosa abbastanza soggettiva, certamente. Il gioco è partito da parte italiana. Gli sloveni non facevano nulla, non hanno fatto nessun gesto a priori offensivo rispetto all'Italia. Hanno subito con la seconda guerra mondiale e prima, quando hanno fatto il confine dopo la prima guerra mondiale, entro il confine italiano si è trovato 500.000 di sloveni e sono stati subito in qualche modo emarginati. Non c'era la tutela della minoranza linguistica, si veniva da un'epoca da una cultura fortemente nazionalistica, nazionalismi dell'Ottocento. Esiste una mostra itinerante di materiale, no, una mostra. L'anno scorso abbiamo portato qua la mostra dei bambini, dei disegni dei bambini, è stata presso l'archivio di Stato. Un mese. Probabilmente sì, basta avere l'energia, il tempo, la voglia, i soldi. Perché è ritornata? No, questa è di un centro isontino di Gorizia. Non pensate che per esempio una riproposta di questo del materiale raccolto, oltre che il libro che sarà interessantissimo, che non ho letto, potrebbe aiutare nel raggiungimento dell'obiettivo? Avevamo pensato di chiedere almeno nella disposizione della targa. Cos'è? Beh, la targa vedremo, la lapide vedremo. Per quanto riguarda la galleria di quadri, disegni sloveni, avevamo effettivamente anche fatto l'ipotesi di allestire una mostra, anche perché si pensava di coinvolgere i musei Santa Caterina. Però i costi che ci proponeva il museo, soprattutto di assicurazione del materiale, erano molto elevati. Non erano sicuramente alla portata di un'associazione volontaria come la nostra, e il comune non ha nessuna intenzione di tirar fuori una lira per tutto ciò. Bene, altre richieste? Allora ci salutiamo e grazie mille. Ringraziamo.